Ora ci occupiamo di cinema e per farlo ci colleghiamo con Antonio D'Ottavio che si trova a Pescasseroli dove nella tarda mattinata c'è stata la presentazione nazionale del film di Riccardo Milani Un mondo a parte, film girato interamente in Abruzzo in alcuni centri del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Attori protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele con una sorpresa di cui vi parlerà, lo vedo già collegato, il nostro Antonio D'Ottavio. Buon pomeriggio Antonio. Buon pomeriggio Paolo e buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Allora, parlaci un po' di questa prima nazionale molto importante per l'Abruzzo e per il cinema abruzzese. Sì, come dicevi tu, Pescasseroli si è trasformata in una piccola Hollywood, già da ieri è stata questa cittadina incastonata nel Parco Nazionale d'Abruzzo, è stata presa d'assalto dai giornalisti nazionali. È stata proprio una volontà della produzione effettuare questa anteprima nazionale proprio qui a Pescasseroli, dove è stato girato il film interamente, anche nelle frazioni vicine, Opi, Gioia dei Marsi, quindi tutto il territorio è stato coinvolto per questo film e quindi è stato anche un esperimento mai avvenuto prima, un film nazionale presentato proprio sul posto, quindi c'erano i massimi dirigenti anche della Medusa Film che distribuisce questo film in tutte le sale italiane che ripeto sarà ufficialmente dei cinema da giovedì 28 marzo, queste sono le anteprime da qui in avanti che ci saranno già da domani, già da questa sera ad Avezzano e all'Aquila e domani nell'area metropolitana di Chieti e Pera, quindi ti dicevo c'è stato grande fermento qui oggi, una grande festa partita già nella giornata di ieri con la banda del paese di Pescasseroli che ha così accolto Antonio Albanese, Virginia Raffaele e il regista Riccardo Milani in questo territorio fantastico dove il film è ambientato. Come ti dicevo, il film parla di questo maestro che da Roma viene in Abruzzo, si fa trasferire qui in Abruzzo, troverà una realtà abbastanza diversa da quella di Roma, quando le cose però sembrano volgere al meglio, purtroppo la scuola aggiunge questa notizia che la scuola chiuderà per mancanza di iscrizioni e da lì partirà una corsa all'ultimo respiro per poter salvare questa scuola. Lo ha detto anche Riccardo Milani nel suo intervento, la scuola, i presidi scolastici in questo territorio sono importantissimi e quindi ha ribadito l'importanza dell'istruzione soprattutto in questi territori dove purtroppo l'abbandono, diciamo lo spopolamento è sempre più purtroppo di cronaca. Ecco Antonio, un'ultimissima cosa, io dicevo che ci sarà anche una sorpresa, ci puoi anticipare qualcosa oppure no? Allora ci stavo arrivando, scusami se mi sono allungato un po' troppo, comunque volevo dirvi che noi abbiamo le interviste a Riccardo Milani, a Virginia Raffaele, ma per motivi di esclusiva, diciamo così, non possiamo mandarli adesso, ma vi rimandiamo al telegiornale di domani per un servizio più accurato. Ci sarà una sorpresa che riguarda la nostra emittente, ma al momento non posso svelare. Perfetto, bene così, grazie ad Antonio D'Ottavio, naturalmente buon lavoro e buon rientro.